C'è qualcuno se li può levare i denti? La Fiorentina faccio... la seguo. Non è che sono... Mario Gomez è un bidone, Mario Gomez è un bidone. Anche se segna stasera rimane un bidone. Non sopporto la frizzantina, non sopporto chi è la frizzantina. Mamma te ne smetto. Sì! Chi è la frizzantina? Come è? Come la... Ma io sono fuori da caravista, ho capito? Io sono a alti livelli, gli spiegavo. Sì, lui fa karaoke indifferente. Però di alti livelli. Sì. Voglio morire. Io ragazzi. Sono l'Emiliano Butteroni dell'intrattenimento. Alex. Quindi... Aspetta, fammi vedere. Va bene la televisione. Vai. Shut... Canzone, Emiliano, vai. Metti la telecamera un pochino. Ora tanto viene un monte di gente, from. Tira più su. Scusami. Ma c'è la musica. Ah, ecco, guarda, non ho capito, c'è il quattro banchetti. Oh, siamo in ritardo. È troppo bassa, ragazzi, c'ho la testa. Vieni qua, metto un, ma cazzo, metto un cazzo di post su Facebook. Meglio che. Oh, guarda, oh, guarda come se l'è messo in me. Tu sembri il bambino di forza, e c'ho il cazzo. Tu sembri il bambino di Barrichello, sì, si calmerebbe. No, ma non ho un po', ho il cazzo. Il figliolo di Barrichello. Bene, ragazzi, mangiamoci. Sì, facciamoci la peli un po' più. Partiamoci, meno male, non sono bello come voi, se no. Oh, cazzo, guardali, senti, ti presento Sandy. Guarda lì. Alla scaletta dov'è? Oh, perché c'è anche la scaletta. Buono, c'è la scaletta. Oh, e attacca solo la Roma, ragazzi. E poi lo può levare, no, sto come schermo. Può attacca solo la Roma? Da noi, grazie. Ragazzi, come può? Ragazzi. A te qui di parte. Ma questo è il coso. Salam oggi? Marimma, ragazzi, guarda come ce l'ho ritto stasera. Sì, te fai la tenerona, sì. Guarda come ce l'ho ritto. Eccoci collegati con lo stato olimpico di Roma. Sì, è che ho sì, vero, Fabio. No, meglio pizzo, vai sul classico. È gol. Attenzione, è buso. Che sei buona, questa è buona, questa è buona! Gol! Attenzione! Sì, tu vada che cazzo! Ho fatto un po' Pippo, i livelli, Pippo, senti. È Gomez? A che livello siamo, Pippo? Senti i livelli, a che livello siamo? Allora, lui va abbassato. I livelli. I livelli fanno schifo. Non lo posso sentire. Ma come non lo posso sentire? Pippo, da quando sei così bello, guarda. Sì, sono bello, un messo. Oh, lo vedi che fa? Sì, perché me l'ha detto lui. Lo vedi che fa? Cosa mi hai detto di abbassare lui? No, lo vedi Canzo? Si alza lui e si abbassa. Senti, perché hai la voce più grossa. No, ma io ho tutto più grosso. Adesso non lo so, sentiamo la voce. Quali sono gli effetti? Non è detto, la pisce non è detto questa storia di pisello, non è detto. Allora, mettiamo fuori. Forza, si andrà a tirare fuori. Si va sulla desnuda. Si va sulla desnuda. E male. E ricordate quanto che manca? L'importante lei è il diametro. Sì, lei è diametro. Se tu ce la piccino no, così. No, no, il segreto è... A lattina. Lo sai, ce l'ha così. Sì. A lattina, no? Il tamburino. No. No, Emiliano. Quello di ieri. Non si può dire. Va ora in onda Il Traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. Eccoci ragazzi, buonasera, un'altra serata insieme ai gemelli siamesi, guarda, a Lorenzo guarda, Meazzini, guarda, il Traliccio, buonasera. Saluta. Guarda Gomez, cosa ci fa in campo Gomez? Ma non lo puoi dire perché gli amici di Teleregione ci vedranno domani e non gliene fregherà nulla, sapranno già sì, il risultato. Sì, ma lui fa cacare ora, guardalo. Allora voi sapete già il risultato, sì. Amici di Teleregione, sì. Ma gli amici di Radio Rosa non lo sanno. E quindi colleghiamoci con lo stadio olimpico di Roma. Vediamo. Porca Valero. Vediamo ora Savic. Il lancio per Pasquale, buon giocatore. Allora per chi non... Ah, arrivato Salam. Dimmi. Allora dice, ha lasciato la macchina in doppia fila, se si potesse far veloce. Entro. Entra dentro? Entra. C'è il cancello? Che fa? Entra. Ho mangiato una tua parente stasera. Chi? Guarda, una penna alla matriciana, ma l'era salata. Arrabbiata. Io farei un rullo di tamburini. Ci muove. Alex Tamburini. Alex Tamburini. Alex Tamburini, lui c'ha voglia di infamare. Devi lavare. Allora, l'angolo di Alex Tamburini è praticamente l'angolo di, come potrebbe, di Signorini, no, il Rai, l'angolo no? Di Tamburini sarà l'angolo di Ve lo do io l'entertainment. Esatto. Infatti, ce l'ha un po' in tutti. Se rimarrete, ma c'ha ragione. Ma giustamente. Se rimarrete con noi ci saranno 8 minuti proprio di bomba. Attenzione, di bomba. Vediamo che parte la Fiorentina con Carnasciali, provando a uscire Schwarz. Attenzione, il cross per Rui Costa, fuori di poco. Ma che stai dicendo? Sì, pronto, sono America. America, guarda, questo è Savic, l'è tornato. Oh, allora... Ma Pizzo fa le scusa. Ma è tornato Savic? Chi?
Savice. Ma quando glielo andava via era malato, ora sei Savice. No, proviamo a fare la formazione della Fiorentina. Non me ne importa. Allora, la Fiorentina gioca in campo un Tatarugiano in porta. Chi lo chiama Tatarugiano? Tatarugiano. Attenzione, Borca Valero! Si allarga per Joaquin e torna indietro. Non dà. No, Salama, non tu sei in campo. Avete rotto il cazzo, io sono venuto peggiore. Poi c'è, Savice. Tomovic, sì. Brutovic, poi c'è, Savic, Pizarrovic, no, Pizarrovic, no, c'è Badeli, e, c'è Badeli, Badel e Pizarro nel centrocampo con Borca Valero, è in attacco Diamanti e Gomez. Allora io lo dico a livello nazionale, a me Badeli non mi piace. E io lo dico a livello mondiale, a me Gomez mi fa cagare. Oh, attenzione, la Roma che attacca, si gira, vedere. Totti prova a travare. Oh, ascolta, non siamo ma a fare. Cosa dici? Attenzione, in casa la Roma, no, via, meno male. Mamma mia, Pippo, c'ho un'idea. Copri la partita. Guarda, mi dia sudato a Florenzi. Ma posso dire una cosa? Grande, bravo. Vai a fare grande, un'altra cosa. Posso dire una cosa? Sì, dici. Io questa trasmissione la faccio. Però? Però deve essere rock. Se l'ha già messo Gunnar comunque. Non è un po', io voglio il rock and roll. Ma questa non è rock. Eccoci qua, bello. Questo sarebbe rock. È rock a bestie. Che c'è di più rock and roll di Gundam? Gundam. Sarà giovane. Cinti, fallo da giovane. Vai. Sono Peter Ray. Sono Peter Ray. Paura mai, perché? Perché tu sei la fattura. Che dice? Gundam. Chi è? Gundam. 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 Oh, è Godzilla. Gundam fuori. Non lo dice. Ah, no. Ma chi l'ha fatta questa sigla, ragazzi? È bellissima. I Cavalieri del Re. Davvero? Ma lui non sente, quindi non... Aspetta, lasciala ancora, eh. Quando c'è il ritornello mi piace a bestia. Eccoci, eccoci. Ora spacca di brutto, eh. No! Ma perché? Perché nessuno ce la fa. Nessuno ce la fa contro Gundam. Allora, questa sarebbe la sigla rock. Questa è rock a bestia. Va bene, va bene. Io ora esco fuori, piglio il doblò, lo trasformo in Gundam 5 e asfalto tutti che mi trovo davanti. Stasera schiaccio le vecchie. Chi è? Aspetta. Chi è? Pronto? Chi si sì, chi parla? Sono Peter Ray, ho lasciato il Gundam in doppia fila. E me le dà le chiavi, piacere? Guarda, dai. Mi sa che il Gundam le avvicina alla nostra macchina. Se lasciamo anche noi in doppia fila. No, l'ho schiacciata la vostra macchina. Ho sbagliato, no, la manovra. Ho sbagliato la manovra, ho i piedi. Avremmo impestata l'altra. Ma le suore, no? E che fanno le suore? A quest'ora sono a letto. Ma tu ce l'hai sempre le suore. Ma lo sai perché sono a letto le suore a quest'ora? Perché? Perché lei è la suora. Vabbè, tu me la buttava lì. Via. Me la buttava lì, dai. Dai, ragazzi, ma che non vi va bene nulla. Il Tamburini vuole andare via. Dopo questa vuole andare via. I tamburini però, c'è detto, Alex Tamburini, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia. I tempi stanno per cambiare. Raul, avevi detto che avevi una cosa da raccontare. Ah no, allora innanzitutto c'è un ma messaggio. Ma non ce ne frega nulla. C'è un messaggio. Io voglio salutare Claudian, il mio amico. Ciao Claudian. Mi ha ricordato una cosa bellissima. Ciao Raul, sono Claudian. Aspetta, arriva altro 15 centimetri. Sei grande. Che vuol dire? Ti spiego. Perché una signora mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, io ve lo giuro, ragazzi. Dai, io fo la signora, vai. Lo giuro. Mm? No, ma la signora ha detto, pronto? Scusa, Raul. Pronto, scusa, Raul. Perché me l'hai messo dentro 3 centimetri? Perché me l'hai messo dentro solo 3 centimetri? Vedrà quando gli arriva gli altri 15. Ma di cosa parlava? Lei. No, vieni, Alex. No, Alex, andava. No, ragazzi, perché lei parlava? No, cioè, Alex andava via. Era un piatto doccia. Che l'avevano infilato troppo nel muro. Pronto, la signora dice, pronto, perché... Raulo, ma perché me l'ha infilato troppo nel muro? No. E allora io gli ho detto, lei mi ha detto, perché me l'ha infilato? Ma ancora, Me, cosa fa invece di me? Vabbè, me dai, guarda, c'è, la partita. C'è un battibecco fra Totti e Diamanti, ora si stringono la mano, ma si volevano mandare a quel paese. No, guarda, Pippo, copri la partita. La campagna, no, ti prego. L'unica cosa interessante. La campagna acquisti della Fiorentina. Sì, voto? Si è preso 35 milioni. No, 33. Ma non si è preso. Se si erano presi noi, sarebbe la puttana. La Fiorentina nei Della Valle ha preso. No, i Della Valle. I Della Valle si sono intascati. 33. Ah, vuoi dire che la campagna acquisti vuol dire che i Della Valle si è comprato una San Campagna. Una villa in campagna. La campagna. Con 35 milioni d'euro. Tu vedrai. 33 più 2 di bonus. Ma dai, più il prestito di Salah.
Cioè, ho capito, ma se c'è a pallone non si c'è a Monopoli. Ma questi soldi verranno reinvestiti a giugno. Certo, e per ora però erano già arrivati Diamanti e Gilardino. Ma che scherzi, li hanno messi in banca ora. Lo sai che sta facendo, lo sai a forza di... Hai rotto i coglioni. Con 35 milioni quanti vestiti ci compra? Ma che c'è, la pubblicità alla partita? Ma bene o male. Finì il primo tempo? No, ma speriamo moino. Senti Pippo, poi io ti volevo raccontare una cosa. Pippo è il nostro regista, è bellissimo. Ma cioè... che bellissimo. Tra l'altro è single anche sembra lui. Sembra Chopin. No, è fa per venderlo, no? C'ha la barba. Ma c'è da vendere in mea. No, e io mi vendo già da solo. Donne all'ascolto, Pippo è libero. È vero, eh. No, no, Pippo c'ha la barba lunga ora. Vedi, somiglia sempre di più al guasti. Guarda che va di moda la barba. È vero, è vero, è vero. Allora, sentiamo Alex, cosa va di moda ora nei locali fashion di Firenze? La barba. Oh. La barba, la barba. Visto? Senti, scusa Alex, te la stai seguendo l'Isola dei Famosi? No, 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 no. Ha visto l'Isola dei Famosi, c'è Rashida. Chi è? Killer. Quella che piange e poi ogni tanto... Ma chi è Rashida? Sì, lei che culo. Ma che faceva? Che fa nella vita? Rashida, io farò Masterchef. No, ascolta. Davvero, Non l'ho mai visto. Io fatta Masterchef. No, non dire così, signore. Non fare piangere. A me mi ha dato fastidio una cosa di questo reality. Che c'è questa isola desnuda. Che cioè che uno si deve ignudare. Sai figure di merda si facevano i rami. Perché a me io ero lì desnudo e gli arrivava la Cecilia. Ma che sei matto? Che la sorella di Belen. Gomez ha sbagliato l'ennesimo gol. Per forza, perché è un noi caldo. Andiamo guarda, in onda. È un caprone. E come vabbè, abbiamo detto stasera al traliccio non siamo soltanto i gemelli siamesi e Lorenzo Meme Azzini, ma c'è, anche Alex Tamburini. Allora innanzitutto Alex, scusa, eccolo. Per presentarti al pubblico, nonostante siano 25 anni di carriera che tu, che tu hai alle spalle. Davvero. Però volevo sapere come fai a descriverti al pubblico per dire chi sei naturalmente. Dai, dici chi sei. Pronto? C'è un attimo di pausa. Ciao, buonasera, sono Alex Tamburini. No, dai Alex. No, allora, a parte gli scherzi. Sì. È difficile descriversi quando comunque non fa musica da tantissimi anni, no? Fai musica? Ho iniziato a fare piano bar a 18 anni, poi il DJ, poi ho fatto villaggi, ne ho fatti veramente tantissimi. Ma il DJ lo fai il con DJ, i sì, con i dischi. Con il vinile e con i CD. Cioè. Davvero? Quella cosa. Ci sarebbe da dire tantissimo su coloro che fanno DJ schiacciando un tasto. Ma diciamola! Oh, ma diciamo. Ma quella polemica con i Bertini, aspetta, stai tranquillo. Prima facciamolo presentare. Quindi, Alex, sei un musicista prima di tutto. Suono anche. Suoni sì, anche, certo. Musicista, DJ. Chitarra, basso, batteria e pianoforte, studiato. Cavolo, sì, voglio dire. Cioè, fatti conservatorio? No, studiati... Allora, autorità. No, batteria da Mac Pold, è un famosissimo batterista di Prato che è veramente, veramente bravo, un turnista allucinante. Vero. E ho fatto 5 anni da lui. Poi chitarra e basso me l'ha insegnato mio padre. Pianoforte ho fatto 6 anni da Walter Savelli. Sì. Grande Walter. Poi ho fatto 5 anni di scuola di canto e dizione da una cantante molto brava che era, si chiamava Lella Gabri di Montecatini, veramente, veramente bravissima, che mi ha insegnato veramente tantissime cose. Dizione, respirazione, poi ho fatto teatro, ho fatto villaggi. E poi che ho fatto veramente tante cose. Sì, poi no. Niente, che è successo? È successo che si lavora, si continua a lavorare, si fa fatica a lavorare per perché? La uccidiamo. Massa. Aspetta, a partire subito. No, ha ragione. Io innanzitutto voglio dire ma la polemica è Bertini. Può, da come ti sei descritto naturalmente, io direi un artista. Che te c'hai un complesso. Cioè, ce un complesso di inferiorità verso... Scusa, ma questa polemica con i Bertini, perché non si riesce... viene dopo. Allora, te la suoni, te la canti, fai tutto. E quindi insomma voglio dire un artista a tutto fondo. Il Bertini ora viene, ora dopo viene. C'è un motivo, perché lui ti ha infamato proprio in diretta. Lui ti ha infamato proprio guardando. Tamburini non ti temo, l'ha detto. Tamburini non ti temo, ti fa un culo così. Comunque ragazzi ve lo dico, poi magari dopo andiamo in pubblicità. Sì, sì. Però sappiate che dopo ci sarà una fila fuori che ci vorrà tirare. Bene, no. Ve lo dico. Ma c'è già la fila fuori. Siamo già abituati. A partire dalla famosa Sparkling. So se... Amy, leggilo pure. Ciao ragazzi. No, che c'è scritto? Ciao ragazzi, come sempre grandi. Ma non vedo di qua. Amy, confermo, è tornato per la recchia di Ares. Ci vuole un bel po'... Suha. Allora, a proposito, posso fare una cosa che le voglio ma fare? Ma guarda, falla. Pippo, ce l'hai pronta questa cosa? Allora, io volevo dedicare questa canzone a tutti i vichinghi, dai, Viking Soul, dai, a quelli vecchi e a quelli nuovi, a Divol, a Mirza. Avete combattuto per Arex, contro Arex. Adesso combattete al fianco di Delta. Porca miseria. Senti le cornamuse, senti spettacolo, attenzione.
questo è l'inno di battaglia dei vichinghi, senti, di Mameli. È bellissimo. Bello. Mi ricorda Braveheart. Anche a me ricorda molto Braveheart. Ora parte. No, zitto. Aspetta. E aspetta, ho capito. Aspetta. È l'inno scozzese. Bellissimo. Va a pensare. Gomez! Fuori un'altra volta. Polo. Vabbè, è veramente bello, è questo. Bello, è bello. Questo lo dedico a tutti. Ah, pensiero. A me ricorda tanto appunto Braveheart. Tra l'altro io sono stato a Scozia. Voi ci siete mai stati? Io sì. Bellissima. Bella. Ci ho lasciato il cuore, ma noi avevamo lasciato appunto Alex Tamburini. Eccolo, che stava parlando. Come mai questa cosa ai Bertini? E si stava. Comunque, ragazzi, vi devo fare veramente, veramente sì, complimenti tantissimi per i personaggi che avete all'interno di questa, di questo programma, che sono fantastici. Sono tipo il meteorologo. Sono naturale. Il meteorologo è famoso. Lo voglio conoscere e sicuramente lo porterò con me a fare qualche serata. Ah, bene, bellissimo. Il meteorologo è favoloso, se lo conosci. Ma anche Gori è forte. Però lo devi chiamare di giorno, perché di buio lui... Di buio no. Quindi Alex, si diceva appunto, un musicista, bene, noi siamo contenti di avere un lavoratore, un musicista qui accanto a noi. Allora, io mi ritengo un umile operaio della musica. Perfetto. Perché ad oggi di questo si parla, fondamentalmente, ma non è tanto... Allora, gli artisti che ci sono, più che altro, secondo me, è la colpa dei locali. Ecco, questa eccoci, una cosa, sì, la colpa dei locali. La colpa dei locali, dei gestori dei locali, sì. Perché? Allora, diciamo che diamo un tetto. Allora, escludiamo, si può dire merda? A voglia? Sì. Ah, merda e vaffanculo. Okay, merda e vaffanculo. Togliamo la merda di quelle persone che si improvvisano DJ o cantanti o karaokista o quello che sono. Diamo un limite, un locale. Cos'è il karaokista? Allora, facciamo, imponiamo un locale. Allora, sentite questa idea. Proviamo. Imponiamo un locale a pagare una soglia minima per un artista. Cioè, te il locale fai musica, bene? Sì. Diamo una cifra fatturata, tutto in regola, compreso contributo, certo. 150 euro, che mi sembra una cifra abbastanza onesta per una persona che comunque campa con questo lavoro. 150 e che studia. Quanto vanno a lavorare? È la base. Okay. C'è gente che va a lavorare a 50. Zitto, aspetta, ci arrivo ora, aspetta. Allora, obblighiamo i locali a pagare questa cifra, va bene? Obblighiamoli proprio. Quindi vuol dire, perché devono prendere il tizio che fa cagare a quella scena? Devono scegliere quello che allora, finché ce la giochiamo su chi è più bravo e chi lavora meglio, va bene, ma sopravvivere non lavorare perché c'è gente che lavora, perché porta gente, perché fa i PR invece di fare l'artista, gente, cioè, porta se gente. Hai delle doti, tirale fuori, no? È vero. Anche il PR ha le doti, a volte. Penso anche io che sia così, per me non si può schierare. Però, come ti ho detto dietro le quinte, secondo me tutto questo avvento di elettronica... C'è troppo vento. Troppo elettronica, sì, vabbè. No, di questa elettronica, uno riesce a fare anche più delle sue capacità avvalendosi di questi mezzi, allora, guarda, come il computer, come... Ascolta, ti dico questo. Sabato scorso ho fatto una serata in un locale, non farò nomi perché comunque... Vabbè, poi se il video andrà su Facebook dovrò cancellare anche qualche persona, ma lo dico tranquillamente perché non ho problemi. Vai, dillo. Ho fatto la serata in questo locale, appena di sopra c'erano due DJ. Premetto, due DJ che fino a ieri facevano i PR. Più te che... Io ero sotto a fare il live per l'aperitivo, quindi ho fatto le mie due ore di live e poi ho suonato come DJ dopo, ok? Bel locale a Firenze. No, perché abbiamo chiuso un po' i rapporti. Non mi sembra giusto fare pubblicità per gente che non se lo merita. No, assolutamente. Allora, c'erano queste due persone su, io arrivo su mentre andavo a fare il sound check e sento uno dei due DJ fa all'altro: no, sì, la cassa spia, no, ma giravano verso il pubblico. E io dico: ragazzi, ma la cassa spia non la usate? Per un DJ la cassa spia è fondamentale. No? È come un muratore che spacca il mattonello senza un martello. Voglio dire, l'avete mai visto un muratore? Okay. Io senza la cassa spia. Quindi mi sento dire, gli faccio: ma scusa, ma la cassa spia? No, ma io ci sento bene, non ho problemi. Poi vedo tira fuori un computer. Il suo iMac. Erano due DJ con l'iMac neanche senza neanche un controller, cioè proprio crudo, autosync e via. Quindi vuol dire, no? Alza e abbassa. Fatto a casa. Capito? E funziona così. Secondo me dopo questa denuncia, la cosa bella è che noi sotto ci hanno fatto smettere prima dicendoci: ragazzi, smettete perché gli votate la sala sopra. Davvero? No, giuro. Sì. Ti rendi conto? E ecco, e con questa cosa io lascerei. Ma c'è ragione. Lascerei un attimo di suspense. E dopo si fa i nomi. Dopo si gode. Perché non vi siete accorti che è il momento?
dell'ora esatta. Il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. Telelibera Viola, tutti i giovedì alle 14, tutte le informazioni sul mondo viola, in collaborazione con firenzeviola.it. Comunque ragazzi, dai gemelli siamesi, guardate Telelibera Viola perché è veramente la trasmissione più fantastica che c'è sulla Fiorentina. Te lo immagini gli altri. Bene ragazzi, questo è il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. È un bordello. Voglio leggere subito due messaggi. Il primo messaggio: la Scozia magnifica, ma la topa di più. Grande, facciamogli l'applauso. Domanda è, dove si trova la topa? Però io voglio fare un appunto su questa cosa qui. Siccome io sono stato in Scozia. Si vede, comunque. La topa c'è, per l'amor di cielo. Ma non si depilano in Scozia e hanno dei peli rossi incredibili. Perché ma sono te rossi, che ne sai? Non sei sposato? Ma i peli nelle gambe tu li vedi anche da sposato, E scozzesi c'hanno il culo basso. Questa voce è di Emiliano Buttarone. Poi Alex Tamburini parlava di gestori di locali. E un gestore di locali rosso non è buono nemmeno in maiale. Ha scritto gestori di locali. Eccoci. Arrivo. Pasquale, attenzione Pasquale, in area va fuori. No, non è rigore. Tiro. Zitto, ancora non è. Ragazzi, lo sai che non siamo riusciti a fare un tiro in porta? Non siamo riusciti a fare un tiro in porta. Cavatappi. Ma secondo me le Pippo gli porta male. Bene, allora comunque riprendiamo. Io voglio subito ripartire con l'ospite Alex Tamburini. Stavamo parlando appunto di problemi tra gestori di locali e artisti che si propongono. Insomma, in poche parole, i gestori chiamano a lavorare anche persone non qualificate a poco prezzo. No, dimmi dove hai fallo. Ma che c'entra il fallo? Basta il calcio, ragazzi. Dai, via. Basta il calcio, basta. Parliamo di queste cose serie. Quindi Alex, continuiamo. Ora non abbiamo soltanto Alex in quanto artista, ma abbiamo anche un gestore di locali in quanto Alex. Andrea Lo Scotton, proprietario del Tenex di Firenze. Ma ora secondo me è proprietario del Tenex, discoteca. È una parola grossa, è un ragazzo e va il Tenex da così ogni tanto. Ogni tanto a capa. Scusa, famoso, ho visto a volte anche la testa gli hanno dato. Allora, vogliamo proseguire questo dibattito, sì. Tipo porta a porta. Raul, va bene? C'è un problema incredibile. Dici, il cavatappi. Allora, ognuno ha i suoi problemi. No. Noi abbiamo il nostro. Non abbiamo il cavatappi. E nemmeno un accendino. Ma guarda, non è un tappo da aprire l'accendino quello. Eccoci, Gomez, da solo, entro in aria. No! Ecco! Sì! Chi l'ha fatto? Gol! No, l'ha fatto Gomez! Al 64esimo! Al 64esimo! Gomez! Zitto! Ha segnato un bellissimo gol! Le maiala, ragazzi, le maiala ora, perché ora si incazza. Super Mario Gomez! Ma Tirenio, ma non fa gol mai! Emiliano, compra le scarpe da ginnastica! Da quando te l'ha stuzziato? Cominciasse i diavoli. Guardate come c'è rimasto Oso Rashid. Come si chiama? No, guarda come c'è rimasto Gomez. guarda. Fuori gioco. No. Attenzione. Chi è questo? Pasquale. Sbaglia anche questo. C'è una difesa imbarazzante la Roma. Grande Mario, grande Mario. Per me le autoreti. Va bene, noi diciamo. No, l'ha fatto Gomez. Per chi non l'avesse capito, siamo simpatizzanti della Fiorentina. E Gomez ha segnato 1-0. Dai. Va bene, 65esimo, forza ragazzi. Bravo Skorupkis. Ma noi non stavamo parlando di calcio perché non ci interessa. Non ci interessa il calcio. Va bene, noi non ci interessa. Ma chi l'ha inventato? È bello perché fuori diretta è venuto fuori dei nomi. Ragazzi, ma non si possono dire. Ma avete fatto dei nomi? Non si può. Addirittura. Allora, è venuto fuori PG. No, PG. Non si può. Bene, fuori i nomi e a parte in mea. Non si può. Allora, io comunque, a parte quello che dirai ora, Alex. PG e gli amici, no, PG e gli amici. E tutti gli amici, tutti i suoi piccoli figli, tutti i suoi piccoli. Certo, PGX 81. Poi c'è un altro che io amo alla follia su Firenze. Non lo posso dire perché siamo un po'. Allora, c'ha un nome idiota. Ma diciamolo, veramente stupido. Io mi ricordo
18 anni fa, quando lavoravo a Empoli al bar San Montana, sì, c'era uno che suonava la Solton, la tastiera che forse non c'è più neanche. No, lui si chiamava Roberto, nelle sue locandine si faceva chiamare Robby Solton, ok? No, ma lui, tristezza unica. Ecco, l'artista che c'è, che di questione che dico io, che sì, lavora su Firenze, ha un nome simile. Bobby Charlton. Non lo posso dire. Non si può dire, non si può. Canta un playback. No, anche, si può. Però no, io, Alex, vabbè, volevo dire una cosa. Secondo... Ma GS te lo conosci? È quello. Secondo me. Sì, basta. Dai, sai che basta. Dai. Secondo me, allora, il grande GS. Ho scoperto la forte amicizia con Immea. Addirittura. Sì, 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 sì. Addirittura. Chiamami di più. Sono contento. Ma lo sai che non è facile? Ma è Pipora? Sì, chi è? Sì, avanti. Allora, innanzitutto c'è arrivato un messaggio. Go Mario Gomez, go. Un altro messaggio. Uniti sotto un'unica bandiera. Aine, quella Aine. GRZ sta per grazie. Grazie Aine. Aine è grazie a te, Emi. Aine Viking Soul. Aine è un generale dei Viking. Va bene, scusa. Aine. C'è, hanno bussato. No. No, ragazzi, c'è GS e PG fuori che ci aspettano. Allora, siccome il colloquio con Alex Tamburini è molto interessante. A me piace perché lui fa i nomi, è blacklist. Ha parlato di amicizia, è come si sa. Bastardo. Tutti... No, aspetta un secondo, io non gli ho fatti i nomi, i nomi li ha fatti lui. No, i nomi li ha fatti, i nomi li ha dati a Alex. Alex non stava parlando, capito, di nomi, ma stava... Abbiamo tirato fuori PG e GS. Comunque stava parlando d'amicizia. Chi sono? Ma voi lo sapete? Io voglio sapere chi sono. Voi sapete quanto costa l'amicizia? Sì, dai 100.000 in su. Quando io, per esempio, quando si va fuori ai Pecchioli sono 60 euro di maiale. Perfetto. E con tutti questi soldi che costa l'amicizia si va da Capozzo. Bravo, bisogna andare in pubblicità. Capozzo, salvaci tu. Con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. Telelibera Viola, tutti i giovedì alle 14, tutte le informazioni sul mondo viola, in collaborazione con firenzeviola.it. Diamo delle buone notizie ai nostri tifosi, dai! Dai! Siamo veramente in procinto quasi di darvi l'annuncio ufficiale che lo stadio nuovo è quasi pronto! Davvero? Vero, sentivo. Possiamo collegarci con l'India? Perché io voglio farvi vedere in anteprima i nuovi spogliatoi della Fiorentina. Sono finiti. Eccoli qua! Ma che spogliatoi sono questi? Ma guardate qua che bellezza! Eccoci qua! Eccoci qua! Allora eccoci qua! Aspetta! Ieri Pizarro ha detto che dobbiamo levarci tutti lo smoking e ha ragione, quindi anche Ilicic si leverà lo smoking e vedrai che segnerà almeno 5 gol nelle prossime 10-20 partite. O stagioni. Stagioni. Guardate, lo vedete? È un argillo, è uno che sa come si fa. Ora deve levare. Ma Tata Russano che scarta il Totti, c'è Beppe. Tata Russano. Sarei tu, come quello ieri. Ma Tata Russano. Vieni qui. Ah ragazza, no. Tocca a noi. No, ancora. Ecco! Sì! Avanti! No! Ma che cazzo fa? Esce Totti. Bene! Iba, eccoci. Totti, ragazzi, comunque di buono c'ha la moglie. Entri in mi barbo. No, entri in barbo. Entri in barbo. Entri in mi barbo. Questo è nero, è fuori. Chi è? È nero. Il cucino di Palofreni. Chi è? Baba Harry andava già nella no, le veloci barbo. Addio! Addio, vado a aggancio a fatto. Che barbo, la bestia. Di barbo è grosso. Te ne sì, intendi? Lo sai, mio babbo guarda la partita sui di barbo. Occhio. Di barbo gli arrivati. No! Oh, è fuori ciò. Guarda il barbo come si incazza. Di barbo non è... Ma allora il mio babbo è da solo sui divano, va bene? La mia mamma cucina, mio babbo è sui divano così. Guarda la partita. Guarda la partita e fa. Tiro fuori ciò! Ma che è? Tiro fuori ciò! Ma gli detto, guarda, se tu fai ciò ti sente. E la mia mamma glielo dice, voce ti sente. E il mio babbo si incazza la mia mamma. Dai, che cazzo fa la guardalina? Chi c'è? Oh, sa che sei, Grulli. Lo vedi, voglio. Ragazzi, spara la cosa, si guarda la partita. Sì, quanto manca alla fine di questa partita? Siamo ai 70. Eccolo! Porca Valero! No! Ma che minchia fai? Ma tira, no! Ma tira! Accidenti.
Bene ragazzi, ci siamo, il traliccio ancora con noi. Allegria, viva il vino dello Scotton. I gemelli siamesi, Lorenzo Meazzini. Perché a noi del calcio non ce ne interessa, fare gioco, era fare gioco. Porca Valero. Era fare gioco, la maiale di Tomà. Ce lo levi lo schema. No. Ma dai, allora, bisogna. Siamo qui con Alex Tamburini. Siamo qui con Alex Tamburini e anche Andrea Scotton. No, non gli daranno mica. Allora, abbiamo già fatto. Guarda, questo fa finta di morire. Fa finta di morire. Guarda. Oh, i Barbie, quando stanno fuori dall'acqua, fanno qui in mondo. Allora, c'è un giocatore della Roma che sta facendo finta di morire in area di rigore della Fiorentina. È un barbo. Ma che ti ha fatto? Vai via! E tu sei 2 metri, ma cosa fai? Oddio, però gli ha preso una bella palla. No, gli ha levato la palla, Allora, Savic praticamente con una suola ad una scarpa gli ha levato il primo strato di pelle di Barbo. Ora è diventato Isbarbo. Raul, il doppio barbo sta alla harpa, sta a vedere. Hanno sbarbato il Barbo. Guarda Garzia come si arrabbia. Bene. Ah, 2 anni fa c'era rigore perché De Rossi aveva fatto mano in area di rigore. E c'è il tamburino. Abbiamo già fatto. Io non ho parole. Abbiamo già fatto parecchie iniziali dei nomi. Però ma ora dovrebbe andare a Sky a fare le cose delle partite. E si fa coso la passa a coso. Allora, Alex Tamburini voleva dire altre cose. Andiamo. Che volevo dire? Levaci lo schema. Non lo so. Ripartiamo dall'inizio. Alex Tamburini, musicista, lavora nei locali, soprattutto di Firenze. E ogni tanto. Giustamente ha fatto un'associazione. Anche se facciamo subito una parentesi, uscendo un attimo da quello che stava dicendo, ma lui ha lavorato anche in Russia, in Romania. Dove hai lavorato? Tutti i posti giusti. Dicelo. Lasciatelo parlare. Beh, 3 anni. Monteatini vale come Russia. 4 anni fa. Allora lascio lavorare anche io. Sei scemo. Emiliano, veramente, sei io non ho ma come fa Alex? Come scusa, fanno, io ti stimo veramente, cioè non ho parole. ti stiro, anzi, con la macchina. No, guarda, Alex, non ho parole, io mi scuso con te. No, davvero, sei stato in Russia, davvero? In Russia 3 volte sono stato. Sì. Ecco, ma in Russia, siccome posso dire una cosa. Calenzano vale l'Africa. In Russia è vero che chi porta le canzoni italiane di grande successo ha alla sua volta un grande quasi no è quasi gol, guarda, no, guarda traversa. Ragazzi, non mi interrompete, ero in Russia, non mi rompete le scatole il calcio. Alex, davvero, in Russia. Ah, era Ilicic. Vogliono sentire i grandi successi. In Russia devi fare solamente i grandi successi. Italiano. Albano. Vecchio. Albano. Io sono stato tre volte. Stai zitto. Sono stato soltanto 3 volte. Sono stato 3 volte, di cui. Due volte a Mosca, una volta a Sochi 4 anni fa, per l'ultimo dell'anno, insieme a un cantante famoso, non lo posso dire qui, va bene. Un cantante molto basso però simpaticissimo. Bubo, ciao, sono Bubo. Comunque ti posso garantire, e anche altre persone, altri cantanti famosi, colleghi miei, cioè Alex Gaudino, io non sono nessuno. Può darsi ci sia anche Riccardo Fogli. C'è anche Riccardo che lavora parecchio in Russia, sì, ma non solo lui, Toto Cutugno. Con Toto ho avuto il piacere di lavorarci a Malta, per esempio, per il primo maggio del 2007, per la festa dei laburisti. Sì. È veramente un Toto è una bestia da palcoscenico, davvero, è una cosa allucinante. Dal vivo è veramente fantastico. In quei posti là vanno questi personaggi, è una bestia qua. No, è forte, ma ti ci ha portato forte. Un'agenzia là? Agenzia, sì, non si può dire chi ti ha portato? Assolutamente no, l'agenzia di amici. È un'agenzia toscana? Forti. È un'agenzia, il top delle agenzie per quanto riguarda Toscana verso il mare? Per quanto riguarda per quanto riguarda gli artisti italiani nell'est Europa. Quindi ci confermi che funziona questa cosa tantissimo. E gli italiani all'estero, se portano i grandi successi, certo, ormai vecchi, certo, ma sempre verdi, marci, hanno del successo come proprio i cantanti che hanno cantato le canzoni. Un momento, un attimo. Sì. Non è la stessa cosa se vai te a cantare, che ne so, su di noi di Pupo, sì, o c'è Pupo a cantare su di noi. Ha senso, certo. Non funziona così. Però comunque se fai, che ne so, una cover... Ci sono già delle le cover band devono marcire fanno... morire. Io questa cosa fuori. Non a caso l'ho detta, perché so che Emiliano fa questa cosa. Ma sì, le cover band. Va bene, vi posso fare sentire una mia. Ascolta, ma avanti solo cover band. Aspetta, è già d'oggi, vanno avanti. No, aspetta. Ecco qua la mia cover band preferita. Senti, una cover band russa. Vai ora, mandala. Ma dai, ma come si fa?
Siamo tornati, forza Tsipras, dai, cazzo, usciamo dall'Europa, spacchiamo tutto, dai, compagni dei campi e delle officine. No, metti un dai, tutti in piazza, pedali in culo. Allora, ragazzi, io voglio dire una cosa. Io sì, vengo tutti i martedì. Se no, invece di darmi 3.000 euro come la testa sera, vengo gratis, va bene? Guarda, no, no, noi ti si dà 3.000 euro lo stesso, anche se tu non veni gratis. Perché ha levato l'inno russo? Tra l'altro apriamo una parentesi tonda su no, si apre una parentesi tonda su la politica, perché ora abbiamo nuovo Emiliano, presidente della Repubblica, della Repubblica Greca. L'onorevole... Son greco. Ragazzi, Mattarella, eccoci qua. Allora come va? Tutto bene? Chi è? Ragazzi, si è fatto Mattarella. Mattarella sono io. Guarda Fucini. Stavo uno scherzo di nulla. Berlusconi pensava Mattarella. Mattarella. No, appunto, io volevo dire, io presidente della Repubblica lo sai, io volevo. Chi è? Grillo. Eh? Grillo. Giggero Bodacciaio. No. Rocco. No. 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 Chi? Dici. I Ceccherini. No, i Ceccherini. Ceccherini, presidente della Repubblica. Ascoltami, si vinceva a mani basse. Allora, ragazzi, c'è il Mattarellum. Fino ad ora c'è il punto. Io spero che il Mattarellum non sia posto. Finché non è finita, voglio far nulla. Vai. Che succede? Vai, tranquillo. Vai con Mattarellum. Porta una sega a me. No, ormai Mattarellum ce lo siamo giocati. Stasera è qui a vedere la partita. Esatto. E va bene. Vai. Quindi, Alex, parlavamo della Russia. Sì. Poi sei stata anche in Romania. Un altro paese? In Albania Malta, nulla? Malta ho fatto, anche a Malta, sì, ci sono diversi italiani. Malta ho fatto lo special guest all'Excess Club, che è a Gozo, che è un'isola di Malta veramente veramente bello, e mi ricordo questo piccolo aneddoto che fu fantastico. Praticamente la prima serata che feci, si parla di 7-8-9 anni fa, sì, all'uscita con i buttafuori, bodyguard e tutto, all'uscita un ragazzo mi chiese l'autografo, io lo guardai, mi fece il tassista, no? Cioè, questo ragazzo glielo fa l'autografo, io lo guardai e gli dissi, di chi? Nel senso, era abituato, bella, no, fantastico. Bella. E lì ho suonato davanti veramente a 2800 persone, Maltesi, 3000 persone. Bello, veramente bello. Ci ho fatto 4 serate là, sì, bellissimo. Ti ricordi, Raul, il primo autografo si è fatto io. Io la baciai. Io credevo di fargli un assegno, mi fece un assegno. Un assegno. Cioè io davanti, siamo all'autista, l'autista mi guarda e fa, Alex, lo faresti un autografo a questo ragazzo? Ho già capito, va bene. Ma come si chiamano i proprietari, gli abitanti di Malta? I maltesi, sono bianchi, piccini e mordano. Ma cazzo, di brutto anche. Allora, tra pochissimo torneremo con le novità di Alex Tamburino, certo, e tutte le sue leggende, certo. Ma adesso una canzone che piace molto a Raul. A me tantissimo, perché questa che si chiama Blue Red Line, che vorrebbe dire blu e rossa line. Bla Red Line. E che vuol dire? Di Robin? Frarrel. Non più. Robin Tiki con Farrel. Robin Farrel. Dai, ora forza due. Robin Pink. Alza la voce, alza il volume. Ragazzi, a noi di calcio non ci interessa nulla. Dai, alzo! Vai! Perché guarda, bene, 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 chi è quello? Lilli Groove. Che bella stavolta. Prima serata è tutto bellissimo. Vai, gli hai. La serata invece sono stata guest a Malta io. La sera prima c'era stato. Chiama Rossi. Il sabato prima c'era stato Gigi D'Agostino. Che l'abbraccio. Il sabato dopo c'era Capi Ponte, va bene? Sì. Allora, io da sconosciuto per 200 biglietti. Come piove a Roma. Sabato dopo Capi Ponte, Netesce, mi sembra 1.400-1.500, va bene? Il sabato dopo mi richiamano a me, c'è Alex, dice, se devo venire a fare la serata, ci sta già 1.800 biglietti. No! Davvero. Ma scusa, ma ti posso dire una cosa? Alex Tamburini è il tuo vero nome e cognome? Alessandro Tamburini, però. Secondo me gioca tanto il tuo. Andate a vedere su Facebook. Alex Tamburini è un bel nome. Dopo si parla dei matrimoni, no, comunque è un nome artistico. Dopo fai una domanda, ma cos'è che rovina un matrimonio? Il cantante di merda. Veramente noi siamo degli spessori. Non voi state bevitori, dove finì il vino? Esatto. Chi è questo? Ilicic, poteva tirare, doveva tirare. I ciccioli? Sì, la ciccioli. La gara sulla fascia. Ragazzi, ma va bene così. Bello! Guarda come fischiano subito i Barbo. Però ora non gli hanno dato i rigori. Guardi Barbo come te. Nella mia, questo è nella Oh, Barbo, e tu sei a 2 metri, tu sei nero ma tu caschi da tutte le parti, Ma Rema, porca puttana. Volevo portare lo Zahafa io stasera. Fatti da una stampella, porca miseria.
comprato ieri, mi sono messo ieri sera, ho pensato. No! Cazzo, già capo, ragazzi, buonissimo. Guarda, è stata Rossano, eh? Quant'è? Avevo mezza bottiglia da mano. Aspettiamo anche un po'. Ma dopo, come sta? Ma puttana! Ma che sono? Ma il ciccio potrebbe far go? No, guarda, se mi danno questa soddisfazione, non la so. Anzi, tu gli ho fatto girare un rumo a lui. Madonna, oh. No, guarda, quello è pizzarro, ma che sei? È geniale. Te lo pregano un panchino, ma in ma quello è un folletto. Bravo. È un folletto. Pizzarro è un folletto. Ora Divol ci manda un rumo a casa da venire a me, te spaziale. Saluto, ti ringrazio. No, cazzo. Ma è palla. No, no, no. Ma che azione! Bello, sono troppo contento. Le partite 5 a 2. Bene, bene ragazzi, è sul 2-0 della Fiorentina. Come si rientra? Allora Garcia, com'era questo calcio di rigore? Mario Gomez trova la seconda rete, bellissima. Bellissima davvero. Si è girato in area e ha fatto gol. Non ci interessa. Emiliano l'ha sempre detto. Raul, l'ha sempre detto, era forte gol. Che ti ho detto? No, ragazzi, siamo all'89esimo. Tocchiamoci. Raul, che ti ho detto? Il 90esimo su cazzi tu. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sì. Gomez è un bidone. mi sa che però si sta... Emiliano gli hai portato una grandissima ragazzi, fortuna. Ragazzi, sto andando io, Babacar. Babacar, io guardo, voglio tirare. Esce tra gli applausi Mario Gomez. E come è di suo solito si pettina. Io voglio ballettare e tirare. Gomez è un bidone. Allora ragazzi, io non lo so, ma qui mi importa la sega a me. Emiliano gli hai portato una gran fortuna, benissimo. Emiliano, comunque meno male, Emiliano beve, questo mi fa piacere. Allora Alex, abbiamo parlato comunque di musica e siamo okay, contenti che tu abbia, tu abbia portato anche questa, questa toscanità, toscanità in Russia. Siete grandissimi, complimenti per la trasmissione, un mega saluto a voi e a tutti i fratelli Viking da Max di Perugia. Un saluto a tutti gli amici di Perugia, Sam. Un saluto a Perugia, poi War77 ci scrive come si legge? War. Cazzo si legge? War77 è il più grande guerriero di Doha e Gomez? Ha scritto capo. Uno sempre ha scritto forza Viking, sempre allora, forza aspetta, aspetta perché bisogna salutare Raul, permettimi sì, sì. Devo salutare la Medusa perfetto che... salutiamo la Medusa, la Medusa è la grandissima vocalist di Firenze, storica di Firenze e sicuramente tantissime persone la lasciamo portare. Un attimo la parola a Alex. Leva! Saluto aspetta. A Marchese Leva! Aspetta c'è la Fiorentina in attacco ancora, no vabbè dai. C'è il babbo di Babbo Harry. Allora un saluto a Marchese, mi raccomando state attenti. Gli piace il culo soprattutto da, a quello Emiliano. Di quello di Emiliano. A quello di Emiliano. Allora, Alex, prendi parola, per favore, si legge. Prendo parola. Prendi parola e saluta questa, questa tua... Ha portata la Medusa qua in diretta. Allora, parlaci un po' della Medusa. Grandissima vocalist storica di Firenze. Aspetta, eh? Scusa, una questa allora, è importante. Allora. Compagnuccio, ringraziamo anche tutti i dementi incontrati nel nostro percorso di Doha. Senza di loro avremo spettacolato molto meno. Buttaroni. Te lo dico in gergo sì. Radiofonico. Allora, Alex, scusa. Ci dici un attimino, saluta pure in diretta la Medusa, anzi dici com'è perché la vogliamo, ti sei lasciato trasportare. È bella la Medusa, è bella la Medusa. Oh, lui mi ha detto, può dire quello che vuoi, guardalo, vieni qua, mi hai fatto fare una figura, veramente. Io, perché? Basta. Che si sta parlando male? Vuoi salutare la Medusa per piacere? Che cazzo è la Medusa? Madonna, la conosce sicuramente al 200%. C'è il catalogo, lo scottone c'è il catalogo. Alex, non ci far fare brutte figure, parlaci della Medusa un attimo per piacere. No, la grandissima vocalist, una vocalist storica è di Firenze. È toscana, nostra sì, Firenze? Sì. Ma la possiamo invitare qua con noi? Certo, volentieri. La porti volentieri. Te, torni anche te con la Medusa? Si viene insieme, un martedì sera si viene insieme, mai promesso. Va bene. Grande, allora... grande voce radiofonica lei, posso davvero? Dire? Sì, grandissima vocalist, grande voce. Ecco, ma fisicamente com'è? Grande vocalist, grande voce. Come dice lei, comoda. Che vuol dire? Quindi è una sembra un divano. Eccoci. Attenzione! Comoda. Fiorentina in aria!
Via. Ma no! Vabbè, dai. Vabbè, siamo ai 92esimo. Grazie, basta. Vabbè, l'era anche Tomovic, eh? Ricordiamo ai radioascoltatori, anche ai telespettatori, che a noi il calcio non ci piace. E Gomez? Ci interessa la Fiorentina. E Gomez? È un bidone. No, ma stiamo giocando benissimo, ragazzi. Ma veramente. Posso salutare anche qua, mi sento veramente fuori programma. Ma contro la seconda in classifica. Posso anch'io io che odio il calcio. Sembra si chiama la Sales. Oh, Marchese vuole salutare Shine. E la saluto anch'io. E io dico anch'io. Volevo salutare anche la Sparkling. Io tutta la sera che devo. Cioè, poi... Sto bene. E vi voglio bene e vedo chi me ha già capito chi è la Sparkling. Comunque ragazzi, la Sparkling la conosco anch'io. Comunque ragazzi, tranquilli, ci sono ancora 25 minuti del traliccio, non ho mai avuto il piacere. Allora siamo un po' in euforia, chiedo scusa ai radioascoltatori, perché ci sono le battute finali della partita e il tamburino ha portato bene. Tamburini ha portato bene, il tamburini giuro, per ora ha portato bene. Occhio, attenzione, c'è la Roma in attacco in area di rigore. Occhio. La Roma in area di rigore ancora, però recupera la Fiorentina. Vai Babacar. Tre gol in due minuti è impossibile. Dai, toccatevi. Vai, eccolo, guarda, è partito. Mancano 30 secondi alla fine. Andiamo in telerona. Andiamo in telerona, abbiamo Pizzul. Vai Pizzul, vai. Dai. Cross dentro l'area della Fiorentina, vediamo che i difensori cercano di buttare fuori il pallone. Attenzione, la Roma davanti. Tutto molto bello. Fallo su, crediamo, Badelli, giocatore croato. Attenzione, manca veramente pochissimo alla fine della partita. Ma grazie Pizzul, veramente siamo grazie Pizzul. Logicamente noi siamo di Firenze, ecco. Siamo contenti perché abbiamo la Fiorentina sta vincendo. Abbiamo un collegamento incredibile. Ci fa la radiocronaca adesso. Ormai... Beppe Grillo, Radio Crona, vai. Ma te rotto i coglioni, non lo seguo il cazzo. Chi sono quelli bianchi? Chi sono? La Roma. No, la Fiorentina, quelli bianchi. È finita. Oh. La Fiorentina è campione del mondo. Campione del mondo. Il cielo azzurro sopra Firenze. Abbracciamoci forte. Ma zinga fuori. Il paparazzi, ecco. Non vengo più. Attenzione, ci sono. Allora io andare a fare casino. Io sono il mostro, sto attaccando Tokyo. Fa un culo così. No, fai paparazzi. Allora sono i paparazzi che io fa il culo così. Ora prendo super Santo Mazinga. Il Marchese me l'appoggia. Non ce la farai, paparazzinger. Santo Mazinga fuori. Basta. Confessione! Ah, brucio! Colpo della comunione! Brucio! Nel nome del figlio e del padre, Spirito Santo! Nine. Allora ragazzi, ritorniamo, riprendiamo un attimo di sobrietà, la partita è finita. Super Papa è bellissimo. vorrei un attimino però ringraziare Medusa, che subito ci ha risposto e ha detto: martedì prossimo li metto comodi tutti. Però colgo l'occasione per dire a Medusa e a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori e radio astrofisici nucleari su Televisione Toscana che martedì prossimo, causa Sanremo, noi non ci saremo. Ci saremo il martedì, saremo in diretta radiofonica, però cogliamo, si dice cogliamo? Cogliamo. Perché Sanremo lo fanno anche quest'anno? Sì, lo fanno anche quest'anno. Okay. Cogliamo l'occasione. Sanremo fa cagare! Che Radio Rosa sarà presente a tutta la settimana sanremese. Ci saranno i collegamenti. Ah, sì, è vero, scusate. I collegamenti pomeridiani con Manicomio 77, con il Gatto e Franceschino. Ascoltate Radio Rosa. E in più la sera ci sarà anche Alessandra Maggio. Insomma, Francesco. Grande Maggio, un bacione. Tutta Radio Rosa concentrata su Sanremo, e mi raccomando. Mentre tutti sono a Sanremo, noi si viene qui, si occupa Radio Rosa e si manda l'inno Bandiera Rossa a tutto fuoco. Si manda Bandiera Rossa a tutto fuoco, avanti popolo. No, bella, noi non ci saremo la prossima settimana, ma ci saremo la settimana successiva, cioè dal Cioè ragazzi, ma voi proprio zero. No, non lo so, questo. Non gli stai dietro. Aspetta, è suonato il telefono, chi è la questura? Non lo so. No, non è la questura, ma io lo so chi c'è in onda. C'è un ragazzo molto più euforico di noi perché ha vinto la Fiorentina, signore e signori. Gabriel è di nuovo Gori! Con noi Gabriel Gori. Bella roba, Gomez, du go, qui bidone. Sì. Allora Gabriel, com'è andata? Benissimo, il secondo tempo è stato migliore del primo. Ma si è giocato benissimo, io ho visto, è vero? Davvero, proprio benissimo. Migliore in campo secondo te?
il migliore in campo che sono stati è stato per me Pizarro, sì, Cavalera e Gomez. Per me sono questi tre. Il migliore in campo. Bene, bene, mentre bene. I migliori in campo? I migliori, quelli. Va bene, comunque diciamo che siamo euforici. Ogni tanto qualche piccola soddisfazione anche per noi, tifosi ora, della Fiorentina. Ora va bene? Siamo in semifinale. Ora siamo in semifinale. Contro e va bene così. Contro i Gobbi. Contro i Gobbi sarà molto dura, però ce la metteremo tutta. Va bene, Gabriel? Sì, e l'andata sarà la il giorno della festa della donna. Ecco, perfetto. Proprio, guarda, la festa della donna stasera casca a fagiolo. Infatti stasera la De Rosa... siamo tutti uomini, proprio. Ah, non c'è la Claudia e la Nina, la Pinta e la Santa Maria stasera non sono venute. Ah, che peccato. Purtroppo, purtroppo sono entrate in calore e quindi non sono potute venire. Ah. Forse sono venute, c'è qualcuno dice sono venute, non so su dove, questa non io so. Saluterei comunque Gabriel, noi ti dobbiamo salutare, siamo alle battute finali, abbiamo degli ospiti e comunque ti aspettiamo in studio, tra poco. Ok. Ciao Gabriel, grazie. Ci sentiamo martedì prossimo. Martedì prossimo non ci siamo, c'è Sanremo, quello dopo, non ti preoccupare. Tanto ci vediamo venerdì 13, vai allora. Perfetto, di buon Sanremo a tutti, dillo te. E parte il gesto Scaramanca. Allora, buon Sanremo a tutti. Grazie Gabriel, ciao, ciao Gabriel. Questi intanto sono i Coldplay, l'ho detto bene. Coldplay con Ink. Ma Coldplay, non ne azzecca uno. Ascolta, Coldplay vuol dire freddo, vai? Che vuol dire? Coldplay, no? Play è quando tu pigi. Coldplay con Ink. Aspetta, Coldplay pigia con il freddo? Coldplay Ink. Va bene, comunque voi pigiate il freddo e loro intanto Ink. Aspetta, c'è una cosa incredibile, voglio fare vedere i selfie. Vai, tranquillo. I selfie che si è fatto Gomez dopo i due gol. Hanno già fatto vedere? Ecco. Questo tanto, però in radio non l'hanno potuto vedere. No, ma in televisione lo vedranno. In televisione domani sera sul canale 86 del Ragazzi, digitale terrestre. Ma io lo sapevo, cioè sapevo che qualcuno veniva alla porta a bussare, lo sapevo. Abbiamo io. Il Bertini, campione del mondo di karaoke. Bene, bene, bene. Vieni qua, Bertini, grande. Allora, buonasera a tutti ragazzi, grazie. Allora, a parte il fatto la biondina è già passata in finale. Stasera è dura, finale, ma stasera io voglio dire una cosa. Lei una volta ha lanciato una sfida ad Alex Tamburini. Tamburini, vieni là, ti fa un culo così, okay, vieni. Allora, ci sono. Vieni, no, dillo di venire. Esce di casa, vieni qua. È accanto a lei. Io mi ricordo che una volta sono arrivato sesto una volta a una gara. Questo lei Tamburini? No, sembrava. Sì. Maiemma, Maiana, c'è il tamburino. C'è il tamburino accanto. Vuole anche giudicare. Comunque, Bertini, lei stasera la canzone. Via, la mi canti. La sceglie oppure la scegliamo noi? Allora, la canzone l'ho scelta, l'ho portata in tonalità più 3. Con effetti speciali. Aspetta, più 3? Più 3. Più 3. Più 3. Più 3. Va bene, la facciamo partire? Vai. Regista, faccia partire la base. Non temo. Ramazzotti, per sempre è venuta bene. Io la sento. Yeah. Oh! La sento andare fuori dai gangheri. Oh! Dibududa. Sì. Ma che canzone è? Io ho chiesto te la promessa. Qui c'è scritto me l'alza la base, non sento nulla. Ma... alza la base! E va di fuori dai gangheri. Siamo i ragazzi di oggi. Però. Pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Guardi, per ora mi piace. Viaggiare è la nostra passione. Incontrare nuova gente. Provare nuove emozioni e restare amici di tutti. Bravo però, Dai, dai, oh. C'è una strofa. Ah, oh. Sì. Siamo ragazzi di oggi. Anime nella città. Sì. Dentro cinema vuoti. Sì. Seduti in qualche bar. Tra. E camminiamo da soli. Eppure qui va bene. Bella notte più scura. Anche se domani ci fa paura. L'ha personalizzato. Finché qualcosa cambierà. L'ha personalizzato il pezzo. Ci ho provato. Finché nessuno la darà. Cosa darà? Ora tutti insieme, dai ragazzi. Vai. Una terra. Scusi. Vai, c'è l'intro, forza! C'è il ritornello, lo faccia! Noi non ci fermeremo! No, non ci fermeremo! No, la fermeremo ci noi! Stancheremo. La fermeremo noi, guardi, la fermeremo noi! Ma perché? Cos'è successo? È successa qualcosa, ma avevi messo la base sbagliata, brutti bastardi! Ascolti, quanto l'aveva messa? Io l'avevo messa a più 3! E secondo me la deve mettere a -1, davvero,
Guardi, no, questa è un attentato perché c'è Tamburini. Me l'avevi fatta apposta. Andai a far culo tutti. No, no, si fa così però. Io guarda, non lo so. Che... era andato bene. Questa fino al ritornello l'era andato bene. Bene, guarda. Signore e signori, ed è l'ora giusta perché fa ingresso a Radio Rosa. Cacari, no. La Claudina. Voglio dire, le arriva ora, In dove tu eri finora? Di una viola a Roma. Roma merda. No. Brava. Allora, scopare. Claudina, devi fare ingresso in radio. Siccome mancano 10 minuti alla chiusura del programma, Claudina, devi far sentire una voce femminile perché è dalle 9 che si sentono soltanto schignazzi maschili. È vero. No. Cazzo, no. Saluta. Ma chi l'ha fatto? Allora, Claudina, buonasera, facci sentire. Buonasera. Allora, stasera sarai contenta, no? Sei stata a vedere la partita? No, non sono stata a vedere la partita. E dove eri, scusa? Sono stata a Pontesenario. Con chi? A vedere la neve. Con frate? Sì. Ci sono i frati a Montesenario, eh? Sì. Cioè, eri a Montesenario davvero? Davvero ero. Allora, ti posso dire una cosa? Sì. Non interesserà a nessuno, ma sotto Montesenario sono nato io, a Polcanto, lì sotto. Sì, lo sapevo già. Ah, vabbè, si fa per dire. C'era neve? A Montesenario? Sì, a dove? Sì, certo. A Polcanto no. Scusa, sono stato... Dice il regista, devi parlare davanti al microfono. Questo coso nero non è quello che pensi te, capisci? È un microfono, vai tranquilla. Dicevo, Claudina, c'è la neve? Davvero? Sì, c'è la neve. Ma ora stava nevicando? No, purtroppo no. Ecco, e quando ti sei trovata lì con la neve, con questo frate, il primo pensiero che ti è venuto, dov'è andato? Lì, eh? No, ma veramente non era un frate. Cioè... Ah, non era un frate? No. Cioè, anzi, era tutt'altro, diciamo. Sì, sì, sì. Amici, pubblicità, sì. Pubblicità. Pubblicità. Ah, cioè, praticamente ora... Io volevo andare sul sodo e te vai... In pubblicità. Basta la pubblicità. Il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. La differenza fra... Ah, lo so! La differenza fra Panamacchi e Sicilia. Sì. Qual è? La Sicilia c'ha... I polli. Panamacchi e zappi di gallina. Vorrei poterti dedicare di più. Allora, di questa vita che ti posso dare. Nella mia vita non ci sei solo tu. Io vado a... Non si può dire. Comunque, guarda, siamo usciti da una canzone. Come si dice Mea radiofonicamente quando si esce? Ok, ragazzi, siamo appena usciti da una canzone. No. Eccolo. C'è un modo di dire. Un modo di dire radiofonico. E questa era la canzone dei Cool Kids. Fantastica, questa pezzo, bellissima. Ce l'ho anch'io, posso fare. Questa era la canzone col cazzo. Però un pochino più postata. Come solo R.D. sa fare. Posso fare. Allora, l'imitazione. Vai, ce l'hai? Chi è? Certo. Una volta va a fare le bollicine. Ok, basta. Ciao. Pensavo Lucio Dalla. Okay. Lucio Dalla, cazzo. Allora stasera è stata una puntata fantastica con i tamburini che ha mosso, ha fatto dei nomi. Non ho detto niente ancora, non ho fatto niente e lo farò se mi darete opportunità. Ha detto, torna tra due settimane con la Medusa. No, a parte è la Medusa in Mea, perché poi è stato lui ha dato le iniziali. Io non volevo dire niente. Allora, però, io ho dato le iniziali suggerite dai tamburini che sono PJ. No, non PG. No, sono PG, aspetta. PG? No, ci devo pensare. Prossima volta. No. Ah sì, PG e GS. Aspetta, allora io e l'altro S, come si chiama? No, l'altro è RZ. Benissimo, questo è il momento dell'autopromozione. Raul, autopromozione. No, io sarei. Dove potete seguire i Gemelli Siamesi live in teatro? I Gemelli Siamesi live in teatro? Teatro? Allora, il 13 al teatro. Sì, ma fa schifo, si non vi ricordai nulla. Al teatro nuovo. Non lo so, non mi ricordo come si chiama. Al Teatro Lippi a Firenze. Dove poi il 4 marzo a Pistoia. Un appuntamento importantissimo invece sarà il 4 marzo a Pistoia insieme a Gianni Giannini. Insieme a Gianni Giannini con il nuovissimo spettacolo dei Gemelli Siamesi e di Gianni Giannini, Tre strani in treno. Questo qui sarà, è uno spettacolo prodotto dall'Accademia Nazionale della Bugia. Una cosa importante, veniteci a vedere. Se è bellino si fa anche quell'altro, se viene una stronzata si fa anche uno solo.
Quindi, comunque, comunque, ragazzi, no, davvero, veniteci a vederci. Veniteci a vederci. Veniteci a vederci. Questa, oh, questa. No, noi si dice. No, questa va su stupratori, te lo dico subito. No, veniteci a vederci, non si dice. No, si dice sempre. No, no, veniteci a vederci, si dice. Una sega. Invece, non andate assolutamente, non seguite assolutamente i Mezzini e i Tamburini. No, appunto, per dire no, le mie serate. Perché tanto sono cazzate, canzoncine, canto. Allora, venerdì sera, vi raccomando, tutti al MoMA, vi aspetto. E poi sabato, notte alla Villa Resort a Monte Cassino. Mi metti il sonino, fai il sonino, Raul. Trin. Il venerdì non andate al MoMA, ma andate al Tenax. No, venite al MoMA perché c'è, figa. C'è la simpatia del MEA che è contagiosa. Tutte le donne lo sanno e anche gli uomini. Il MEA sembra Barichello, fa cagare. Lo sapete che no, il, 7, meglio, il 7 di febbraio c'è una testa pare un comodino. No, non sono io quello lì, è quell'altro, tutti sbagli. Il 7 di febbraio, che è sabato questo, noi Emiliano saremo a Palazzo Borghese a Firenze. Vi rendete conto? Sì, perché dai, giuro. Praticamente giuro. Fanno, sentite Ganzo, decretano il negozio migliore a livello nazionale mondiale di tutta Italia di intimo, di intimo. E noi siamo lì a fare intrattenimento. Io fra l'altro sarò vestito di solo per i Zoma. Di solo, diciamo, per il Zoma Emiliano. Ringraziamo Marinella Strianese, che è una ciao Marinella, amica, ti si di vuole Milano, bene a bestia, che ci ha chiamato per la seconda volta. Grazie ai gemelli siamesi, mi chiamano sempre nelle loro serate. Ciao. No, noi non è che non ti si chiama, non ti si vuole proprio. Si vede, ma infatti mi vendiero. Anche perché Palazzo Borghese a Firenze è uno dei palazzi più belli di bellissimo Firenze. Poi ecco. Vabbè, altra cosa importantissima. No, cosa? Però questo non si può dire. Una cosa importantissima, ci cioè, No. Vabbè, ancora non si dice niente. No. Fra un paio di settimane vi si mi amano sempre per le cose importanti. Ma dillo. Non diciamo perché già ci hanno rimandato di una settimana e mezzo. Sì, sennò poi. Ma io porto bene. Se vinto anche la Fiorentina. Ti si porta dietro allora. Questa è una roba grossa, eh? Questa è una roba grossa. No, ascolta, portalo dietro te. Ah, posso dire una cosa. Forte è il programma più brutto che si possa avere. Perché non ci ha preso. No, ci avevano chiesto. Venite a fa forte. Però. No, noi si viene a fare vino. A me mi fa cagare, è un programma di merda. Dai. Comunque, ragazzi, manca un minuto. Se avete... Allora, attenzione. Se avete... A tutte le a tutte le, no, le russe. Falla per bene. Vai. A tutte le russe. Sì. Attenzione. A tutte le russe. Sì. Che da via Erbosa fino a Calenzano. Stazionano sui marciapiedi. Sì. Fra un po' si passano. Allora, ragazzi, ringraziamo in primis tutto lo staff di Radio Rosa, ricordandovi che la non prossima... so se mi rendano sordi, ho speso le russe. Basta, e va tu, io mi salutiamo anche gli amici di Teleregione domani. Ricordando che Radio Rosa sarà presente a Sanremo la prossima settimana. No. Mentre noi ringraziamo Teleregione Toscana e noi la prossima settimana saremo le Antine Antinori proprio lì a girare una puntata del traliccio soltanto televisiva. Si smonta gli studi per dare spazio a Sanremo. Avvisa Leonardo che io gli vomito su. Allora volevo ricordare, quindi ringraziamo il nostro regista Pippo. Posso io? Lo posso ricordare la Claudina. Poi volevo ricordare il nostro autore Pippo, la Claudina, e poi abbiamo Emiliano Buttaroni e Gioslan, e poi abbiamo il grande Tamburello, no, e poi abbiamo i rettori. Bene, quindi ringraziamo ancora Andrea Scotton del Tenax, lo Scotton, Simone, no, aspetta, Simone, c'è una cosa importante di Teleregione, i gemelli siamese, Lorenzo Gomez. Mi danno appuntamento tra due settimane, sì, il pazzo. Martedì, dove Raul. La Fiorentina incontrerà la Juventus. La Rozzit, ma che segru... Raul, Toro! Posso dire una cosa? Certo, anche due. Siccome stasera siamo stati molti su pesci! Succinti. Sto dicendo una cosa importante. Dai, l'incinto, lascia fare l'incinto. Siccome stasera siamo stati poco volgari, mi pare. Sì? Poco volgari, anzi... Scopa! Bravissimi. Voglio dire una cosa importante. Dilla. Le vecchie c'hanno il tappo, stappiamo. No. Via! Ciao, ragazzi, ciao. Ci si vede tra due martedì. Ciao! Liccio, con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. Oh, si è partorito. Forza viola, viola. Le vecchie c'è. Si è partorito. Se ne vuole più.